Bene, buonasera a tutti, assenti e presenti. E vi do il benvenuto con molta gioia perché stasera mi capita di parlare di un personaggio che con ogni probabilità è stato a lungo calunniato invano. Nel senso che in questo momento, ma ormai sono diciamo pure alcuni decenni, che la storiografia sta riscoprendo l'ultimo dei Medici, Gian Gastone. Non è l'ultimo dei Medici a morire, perché l'ultima a morire sarà la sorella Anna Maria Luisa, elettrice palatina. Lui è l'ultimo dei Medici nel senso che è l'ultimo Granduca Medici che muore sul trono e sancisce, dato che non ha discendenza, la fine della dinastia Medicea. Quindi un personaggio importante, e questo titolo, Principe Poliglotta sepolto con i bambini, vuol riassumere due cose. Da un lato, il grande spessore culturale di questo signore, e dall'altro questa fama negativa che lo ha accompagnato in vita e in morte. Ve lo presento subito. Questo è il ritratto ufficiale di Giovanni Battista Gastone dei Medici, per tutti Gian Gastone. È il ritratto ufficiale di lui fatto dal pittore Franz Ferdinand Richter, ed è il ritratto che sta a Pitti nella Galleria Palatina. Lo vedete con il grande manto da granduca, con le insegne granducali. In questo momento non ha la corona sulla testa. Nella sua sepoltura il corpo di Gian Gastone è stato trovato con la corona in testa, tra parentesi. E, però è questa figura di estremo potere e di grande impatto. La storia di Gian Gastone è degna di un romanzo, perché come il fratello maggiore Ferdinando, per tutti il Gran Principe, e la sorella Anna Maria Luisa, per tutti l'elettrice palatina, fu il frutto del più sciagurato matrimonio di Casa Medici. Guardiamoci ancora qualche immagine di Gian Gastone. Qui siamo in Palazzo Medici Riccardi. Quello che vedete è il Trionfo dei Medici di Luca Giordano, e questo dipinto, questo affresco risalente al 1685 ci presenta questo bambino a cavallo che è Gian Gastone. Vediamo ancora un'altra immagine, tanto per rendercelo un po' più familiare. Questo è il pittore Niccolò Cassana, ed è un ritratto risalente al 1690 di una collezione privata in Firenze. Vi dicevo che questo personaggio è il frutto del più sciagurato matrimonio di Casa Medici. E i due protagonisti di queste nozze infelici loro due, infelici i tre figli che da queste nozze nacquero, i protagonisti ve li faccio vedere subito, sono Marguerite Louise d'Orléans, duchessa di Toscana, come si legge
in questa immagine, e questo è un ritratto della, della bottega di Vaubrun, e si trova a Versailles. E ancora Marguerite Louise d'Orléans, un ritratto di scuola fiorentina del Seicento che sta alla Galleria Palatina. Questa ragazza, principessa francese, effervescente, anche troppo effervescente, a 16 anni sposa questo signore, l'austero, forse bigotto, Cosimo III. Il quadro che voi vedete è un quadro del Volterrano che sta al Castello Reale di Varsavia, e il ritrae Cosimo III come Granduca di Toscana con la corona e lo scettro, con il giglio di Firenze in mano. Allora, Cosimo III e Marguerite Louise d'Orléans si sposano. La principessa francese, cugina di re Luigi XIV, il re Sole, col quale aveva sperato di sposarsi, innamoratasi poi, secondo il gossip dell'epoca, di Carlo di Lorena, è del tutto incapace di adattarsi a questo marito, alla sua famiglia e alla Toscana. Il matrimonio viene celebrato nel 1661 ed era, come tanti matrimoni di altissimo rango, frutto di un accordo politico. Ma da parte di questa effervescente ragazza viene meno la voglia di tener fede al patto. Intanto è stato difficile per lei il passaggio da Parigi a Firenze. È stato difficile il passaggio dal Louvre a Palazzo Pitti. E si capisce, si può anche capire il perché, perché Parigi era una città piena di fermenti culturali, Firenze anche, ma in modo completamente diverso, perché, perché appunto c'erano sul trono due personaggi, Cosimo III e la moglie, che erano molto pii, molto rigorosi. Si può usare per loro benissimo il termine bigotto, tutti e due bigotti. Le liti con i suoceri e con il marito erano pressoché continue. Questa ragazza non intendeva stare a Firenze, si muoveva fra le ville Medice, aveva cercato di crearsi una sua corte. Ma chiaramente Poggio a Caiano non è Versailles, non è, non lo è adesso, non lo era allora, anche se Versailles non era stata terminata al momento. Quindi il suocero di lei, questo è il marito, eccoli i suoceri, il Granduca Ferdinando II e la moglie Vittoria della Rovere, questo è un ritratto di Justus Stustermans e si trova alla National Gallery a Londra, e soprattutto il suocero, il Granduca Ferdinando II, consiglia al figlio di fare un viaggio. Austria, Germania, Olanda. Cosimo parte, lascia la moglie a Firenze e dovunque vada viene accolto molto bene. Era un principe colto, un medici,
La famiglia godeva di grande considerazione in Europa, soprattutto perché i medici erano stati nella loro lunga storia mecenati di artisti illustrissimi. Basti pensare a Botticelli, basti pensare a Michelangelo. Inoltre, la famiglia Medici era legata alla memoria di Galileo Galilei. Il buon, questa è ancora la suocera che avrà una parte importante nel naufragio del matrimonio. Il buon Cosimo quindi viene accolto bene dovunque. Al ritorno la moglie gli va incontro, baci e abbracci, e nel 1663 nasce Ferdinando, il futuro principe, gran principe, il principe ereditario. Eccolo qui in una immagine che lo ritrae già abbastanza grande. Nato Ferdinando, tutti tirano un sospiro di sollievo, ma la quiete è relativa. I litigi riprendono e il Granduca invita il figlio a partire di nuovo. Questa volta gli suggerisce di andare in Spagna, in Portogallo, in Francia e in Inghilterra. E di nuovo Cosimo riporta un grande successo personale. Addirittura viene ricevuto dal Re Sole, cugino della moglie riottosa, il quale Re Sole è curiosissimo di incontrarlo perché Marguerite Louise gli aveva detto: mio marito è un mostro. Il sovrano si trova invece davanti un principe colto, brillante, che parla un ottimo francese. Allora il Re Sole comincia a pensare che in Marguerite Louise ci sia qualcosa che non va. Al ritorno da questo secondo grande viaggio, il copione si ripete, la sposa lo accoglie con baci e abbracci e nel 1667 nasce Anna Maria Luisa, che è l'unica femmina. Eccoli i due bambini, vi sembrerà strano, ma il più grande è un maschietto, è il piccolo Ferdinando, il futuro gran principe. Qui sono tutti e due ritratti da Justus Sustermann, la tela la potete vedere al Museo Stibert. Sono Ferdinando e la sorellina Anna Maria Luisa, futura elettrice palatina, insieme alla loro governante Francesca Gondi Zefferini. E secondo l'uso del tempo, anche i bambini maschi indossavano queste vesti che a noi sembrano più femminili che maschili. Bastava che Cosimo andasse in viaggio e al ritorno tutto andava bene e nasceva un figlio, la cosa cominciava ad essere abbastanza preoccupante. Però succede qualcosa di, come dire, che non era previsto. Nel 1670 Ferdinando II muore e Cosimo e la consorte Marguerite Louise, i due sposi in disaccordo, diventano granduchi regnanti. Ai noi qui entra in ballo lei, la granduchessa madre, granduchessa madre, granduchessa vedova, Vittoria, la granduchessa che occupa, secondo la consuetudine delle famiglie, della famiglia granducale toscana, la granduchessa Vittoria della Rovere, occupa un posto più importante di quello della granduchessa regnante, perché come granduchessa vedova lei siede nel consiglio laddove
non accede, non ha accesso la granduchessa moglie. Liti in famiglia, i rapporti sono tesissimi, ma in un momento di relativa calma, nel 1671, ve lo farò vedere dopo, nasce Gian Gastone. Nel 1671 nasce Giovanni Battista Gastone, per tutti Gian Gastone, lui. E sarà l'ultimo granduca medicino. Le liti in famiglia riprendono con rinnovato vigore. Si fa intervenire il Re Sole, che a questo punto acchiara la situazione. E la neo granduchessa di Toscana si era già rivolta più di una volta al cugino sovrano francese per dirgli: voglio tornare a Parigi. A un certo punto il Re Sole le risponde, e le risponde dicendole che se tornerà a Parigi non tornerà a Parigi a corte, ma andrà nel convento di Montmartre. Quindi scelga o granduchessa di Toscana a Firenze o a Parigi fra le suore di Montmartre. Lei sceglie le suore. Marguerite Louise se ne va da Firenze nel 1665 e una parte della storiografia, qui noi abbiamo cose molto discordanti tra gli storici, anche storici contemporanei. Una parte della storiografia dice che Marguerite Louise in quel convento vivrà fino alla fine. In realtà le cose vanno molto diversamente, perché dopo un anno le suore di Montmartre chiedono al Re Sole di riprendersi quella signora molto imbarazzante, perché quella donna le sta facendo diventare matte, ha tolto la pace al convento e a loro. Il re riammette la cugina a corte e la vita di questa donna riprende a corte in maniera abbastanza libera. Di questo personaggio si è impadronita subito la storiografia antimedicea e subito è stato detto che Marguerite Louise, addirittura mentre ancora era a Firenze, ampiamente veniva meno alla sua fedeltà al marito. Sono tutti personaggi, quelli di cui vi sto parlando stasera, tutti personaggi che hanno avuto fama molto negativa. A questa storia delle suore di Montmartre, per esempio, io credo, perché vedremo in seguito che il figlio farà un tentativo di riavvicinarla e lei non è già più nel convento di Montmartre. Quindi evidentemente lei in un luogo protetto con le suore non è stata fino alla fine della sua vita. Il problema è che questo piccolo Gian Gastone, al momento in cui la madre saluta tutti e se ne va, aveva 4 anni. Quindi ha vissuto l'abbandono da parte della madre. Non è voglia di fare psicologia da 4 soldi, per l'amor di Dio, ma un fatto di questo genere può segnare una persona. Appena è in grado di scrivere, Gian Gastone avvia uno scambio di lettere con la mamma, e questo scambio di lettere dura per qualche tempo, poi cessa. Arrivano però ogni tanto dei regali, regali che Marguerite Louise manda e che sono più oggetti di moda piuttosto che regali adatti a un bambino.
Lo stesso pare sia accaduto con Ferdinando e Anna Maria Luisa, ma c'è una diversità fra fratelli. Perché? Perché Ferdinando e Anna Maria Luisa hanno potuto contare sulla presenza costante del padre accanto a loro. Cosimo si occupava a tempo pieno di Ferdinando, del figlio maggiore, perché era destinato a succedergli e aveva anche un occhio di riguardo per la figlia, per Anna Maria Luisa, perché questa figlia gli poteva essere utile per la poteva essere utile per la sua politica, per stringere vantaggiose alleanze grazie a un matrimonio con un qualche potente della terra. Quindi il primogenito e la ragazza avevano l'attenzione del padre. Giangastone no. Anzi, il granduca non aveva simpatia per il suo terzogenito. Però gli dette lo stesso un'ottima educazione. Questa è Anna Maria Luisa, con in un dipinto in cui è fra i fiori, vedete, ha i fiori davanti ed è l'immagine di Flora. È un dipinto di Antonio Franchi del 1682-83 e sempre di Antonio Franchi. Questo ritratto, che è forse il più famoso di lei, già ragazza abbastanza adulta, e questo ritratto sta a Palazzo Pitti. Quindi lei e il fratello Ferdinando sopportano un po' meglio l'abbandono della madre. Giangastone no, ma Giangastone ha un asso nella manica. L'asso della manica è che gli piace studiare. Gli piace studiare, le sue materie preferite sono la storia e la botanica, ed ha la possibilità di avere precettori illustri che gli insegnano greco, latino, si appassiona al mondo classico, studia matematica, pensate, con Vincenzo Viviani, l'alunno prediletto di Galileo, ha un gran talento per le lingue, Giangastone, e parlerà francese, spagnolo, tedesco, inglese e turco. Non solo, ma parlava anche il fiorentino e aveva un accento molto spiccatamente fiorentino quando parlava in italiano. Aveva scelto un luogo di studio, questo che voi tutti conoscete, il Casino del Cavaliere in Boboli. Qui siamo in Boboli, ve lo ricorderete, questo giardino del Cavaliere con le sedie di Bosso, scusatemi, con le siepi di Bosso. Il giardino del Cavaliere è un giardino che non è intitolato a nessun combattente a cavallo. Cavaliere perché sta a cavaliere di un bastione, quindi sta sopra un bastione, uno dei bastioni, le fortificazioni realizzate da Michelangelo per l'assedio del 1529-30 e questo luogo, che adesso è Museo delle Porcellane, se ricordo bene, questo luogo era il luogo in cui Giangastone studiava. Ci aveva messo dentro mappamondi, carte geografiche, strumenti scientifici, faceva esperimenti, si divertiva e dimenticava i suoi disastri familiari. Questa è la scala del Casino del Cavaliere, la scala a tenaglia fatta, realizzata un po' dopo
momento in cui Gian Gastone era qui dentro, ma vorrei farvi vedere il panorama che si gode da lassù e che era bellissimo, invitava per l'appunto allo studio, e questa è la famosa Fontana delle Scimmie che vi ho messo perché sono scimmie del Giambologna, sono scimmie nobili quindi dal punto di vista artistico. E il putto in alto da cui esce l'acqua era invece, con ogni probabilità, è stato scolpito da Tribolo o da Pierino da Vinci. Quindi c'aveva quest'oasi di, come dire, di fuga. Non solo, ma in famiglia. Soprattutto per lui e per lei, per lui Gian Gastone e per lei Anna Maria Luisa, c'era un altro personaggio, lo zio di Lappeggi. Questa è la villa di Lappeggi e lo zio era il cardinale Francesco Maria. La villa di Lappeggi era una villa abbastanza antica che però il cardinale si era fatto rifare al suo uso e consumo. Il cardinale era un uomo molto colto, un personaggio un po' sopra le righe, a cui la porpora non impediva di vivere indulgendo a molti vizi, tra cui la gola. Soprattutto gli piacevano le arti, gli piaceva la musica. Anche Anna Maria Luisa adorava lo zio di Lappeggi. Eccola, Lappeggi come è oggi, completamente diversa, da come ce l'aveva, da come l'aveva lasciata il cardinale. Comunque, questa è una scala fatta dal cardinale per andare in giardino. E rende l'idea, no, di questa cosa assolutamente scenografica con questo movimento della balaustra. Era uno, il cardinale Francesco Maria, che ci sapeva fare. E quando Anna Maria Luisa parte per andare a sposare il principe Giovanni Guglielmo II di Wittelsbach Neuburg, vedovo elettore palatino, la ragazza, mi immagino con le lacrime agli occhi, perché lasciare Firenze era sempre difficile, scrive un'affettuosissima lettera allo zio cardinale e lo saluta così: addio prete goloso, mi inchino a lei e alla sua bellissima pancia. Eccolo, il prete goloso, dalla bellissima pancia, in un arbusto del Foggini. Lo zio di Lappeggi. Il busto è nella Villa Medicea di Cerreto Guidi. Dunque, tra parentesi, vi devo dire che la gola era un vizio dei Medici. Perché? Perché anche Cosimo III, abbandonato dalla moglie Margherita Luisa, diventato barzelletta d'Europa per queste sue disavventure coniugali, aveva cercato di consolarsi mangiando. Era lievitato, aveva preso chili e chili, ma poi fu grazie all'intervento del suo archiatra personale, Francesco Redi, quello del Bacco in Toscana, il poeta del dittirambo, ma un ottimo medico, grazie a Francesco Redi diventa vegetariano ed è l'unico di Casa Medici a superare gli 80 anni. Quindi pensate che queste cose fanno bene. Torniamo a Gian Gastone. Gian Gastone
adorava la sorella, che qui noi vediamo insieme al marito, Giovanni Guglielmo, elettore palatino, uno dei principi di Germania che avevano il compito di eleggere l'imperatore, quindi un uomo molto potente, che stava a Düsseldorf e qui voi li vedete, marito e moglie, in un dipinto di Van Duven che sta nel corridoio vasariano. O perlomeno così dicono le guide, perché io ho percorso prima della sua ultima chiusura il corridoio vasariano e questi due signori non li ho più ritrovati. Ma comunque va bene. Il Gian Gastone adorava la sorella. Adorava la sorella perché aveva avuto per lui funzione quasi materna. Sparita Marguerite Louise, con quella nonna bigotta della Vittoria della Rovere, l'unica figura femminile che questo bambino aveva a disposizione era appunto la sorella Anna Maria Luisa. E quando lei va a sposare l'elettore, la accompagna fino a Verona. Si vede che Gian Gastone era un tipo socievole. Perché? Perché sempre lui era andato incontro alla futura cognata Violante Beatrice di Baviera, questa signora che voi vedete in questo dipinto, che sta al Museo Stibert ed è di Nicola Cassana. Violante Beatrice di Baviera è la principessa tedesca che viene a Firenze a sposare Ferdinando, il fratello grande di Gian Gastone. E questa Violante Beatrice stringe amicizia con il cognato più giovane. Dunque, l'elettrice palatina, l'Anna Maria Luisa sposa l'elettore palatino. Ferdinando sposa Violante Beatrice di Baviera. Cosimo III aveva grande stima della Germania perché si è andato a scegliere nuora e genero proprio nella nazione tedesca. All'epoca, però, secondo la storiografia, diciamo così, avversa alla tradizione fiorentina, non so come definirvela bene, però all'epoca il giovane principe Gian Gastone aveva già conosciuto Giuliano Dami, questo signore che voi vedete in un dipinto di un anonimo pittore. Questo giovane, nato a Mercatale Val di Pesa nel 1683, che era un servitore, divenne l'amante di Gian Gastone e poi fu il fidato compagno di incontri con uomini e ragazzi. Con Giuliano Dami venne fuori l'omosessualità di Gian Gastone. In tutto questo, Gian Gastone continuava a vivere appartato a corte fra i suoi libri. E forse avrebbe avuto un'esistenza senza scosse se il matrimonio fra il fratello e la cognata avesse dato frutti. Ma le nozze fra Ferdinando e Violante Beatrice di Baviera non erano feconde, non arrivavano cicogne sotto il cielo di Firenze. Lo sposo, che era dichiaratamente bisessuale, non si curava della giovane moglie e con lei non aveva rapporti.
Si era addirittura ammalato di sifilide dopo un soggiorno a Venezia. Venezia era allora la patria di ogni libertinaggio e la povera, violante Beatrice, innamoratissima del marito, si dedicò completamente a lui, assistendolo nella malattia, addirittura chiedendo al momento della sua morte che il suo cuore fosse tolto dal petto, messo in un vaso e deposto ai piedi del marito, se fosse morto nella tomba, al marito già morto nella tomba. E così è perché la mia amica Donatella Lippi, anatomopatologa, che ha esumato tutte le salme dei medici, ha trovato ai piedi di Ferdinando il vaso con il cuore di Violante Beatrice. Bene, quindi quelle nozze erano nozze senza un futuro di fecondità. Anche le nozze di Anna Maria Luisa e dell'elettore Palatino non furono feconde e dopo un aborto spontaneo la principessa non restò più incinta. A questo punto il Granduca Cosimo III e la stessa Anna Maria Luisa, per salvare il salvabile e dare un futuro al trono granducale di Toscana, e alla stirpe dei Medici si misero a cercare moglie a Giangastone e fecero la frittata più grande della storia. Perché? Perché Anna Maria Luisa aveva una cognata, questa signora, che si chiamava Anna Maria Francesca di Sassonia-Lauenburg. Questa signora, 25enne, era vedova con una figlia. L'avere una figlia era garanzia di fecondità. In nome di questo, Anna Maria Luisa e Cosimo III passarono sopra tutto il resto e imposero a Giangastone di sposarla. Cos'era tutto il resto? E tutto il resto era che questa signora che voi vedete qui in un ritratto di Giovanni Gaetano Gabbiani che sta agli Uffizi, questa signora era una donna rozza, insofferente dell'etichetta di corte, non colta, amante dei cavalli, degli esercizi fisici all'aria aperta. Non solo, ma i soliti bene informati vociferavano che il defunto marito si fosse dato al bere per la difficoltà di vivere con lei. Fronte a un quadro di questo genere, chiunque si sarebbe fermato, ma purtroppo Cosimo III e Anna Maria Luisa non si fermarono. Convinsero Giangastone a sposarla. E le nozze si celebrarono a Düsseldorf il 2 luglio 1697 con grande sfarzo. Questo è Giangastone negli anni del matrimonio, all'incirca negli anni in cui si è sposato. Il giorno dopo il matrimonio, lo sposo scrive al padre. Scrive al padre e in questa lettera, chiunque avesse avuto un po' di cervello lo avrebbe capito, ma Cosimo III no, in questa lettera lo sposo, sposatosi il giorno prima, non fa una parola della moglie, parla unicamente della sorella. Lo rassicura il padre sulla sorte di Anna Maria Luisa, gli scrive: non è intedeschita punto. È amatissima dal consorte, è al centro di una corte splendida. Non fa una parola di sua moglie. E si capisce subito il perché. Perché lei si rifiuta di lasciare
Reichstadt, un piccolo villaggio fra le montagne della Boemia, che è il suo feudo e dove Gian Gastone, raffinatissimo sposo fiorentino, è costretto a seguirla. Ora, io vi ho messo qui la fotografia, alcune fotografie di Reichstadt, che oggi si chiama Zakopane, è una città della Repubblica Ceca. C'è questo castello, le forme non possono essere dell'epoca di Gian Gastone, forse qui qualcosa di più, come dire, di più vicino al Settecento si può trovare. Comunque, era un paesino di cui lei era la castellana. Guardate il fiume che scorre, un ambiente agreste, bucolico, un ambiente lontano da quello in cui Gian Gastone è cresciuto. Gian Gastone non ci resiste, non ci resiste e nel 1698, sfidando il padre Cosimo, lascia Reichstadt e va a Praga. E con l'identità di marchese di Siena gira per mezza Europa. Si sente cittadino del mondo, lo scrive nelle sue lettere. Visita corti, biblioteche, tratta con sovrani, tratta con scienziati e dovunque viene accolto con grande onori, con grandi onori e con tanta simpatia. Va in Francia, va a Parigi, vuole incontrare la madre. Erano 23 anni che lui non vedeva sua madre. E fu anche questo un fiasco colossale. Volle farle una sorpresa. Si presentò nel palazzo nel quale viveva la donna, si fece annunciare dal maggiordomo, ma Marguerite Louise, tramite il maggiordomo, gli mandò a dire che non desiderava vederlo. Pensate un po' a quest'uomo. Respinto dalla madre, con una moglie con la quale non si intende, con tendenze omosessuali dichiarate, costretto a recitare una parte in commedia. Da Parigi torna a Reichstadt dalla moglie, ma solo per rimettersi in moto. Appena può scappa e questa volta scappa ad Amburgo per incontrare chi? Lui, Leibniz, Gottfried Wilhelm von Leibniz, matematico, filosofo, logico, teologo, linguista, diplomatico, giurista, storico, magistrato, quello che tutti noi abbiamo studiato a scuola. E con Leibniz si intende con gli scienziati, non si intende con la moglie, non si intende con quelli della sua famiglia. Torna all'Università di Praga, si appassiona ad una nuova materia, il diritto della natura e delle genti. Nel 1699, finalmente in una lettera al padre parla della moglie. La descrive come una donna bisbetica, imperiosa, superba, sono parole sue, che vorrebbe conculcar tutti e che comanda tutti credendo di essere la più gran signora del mondo per avere quelle quattro zolle in Boemia. Il problema è che nessuno si era accorto di una cosa, che Anna Maria Francesca odiava l'Italia e gli italiani. Non mise mai piede a Firenze e in Toscana, in tutto il tempo in cui fu sposata. Non divorziarono, non esisteva il divorzio, non si separarono mai, si separarono di fatto.
Ma quando Gian Gastone divenne Granduca di Toscana, la signora Anna Maria Francesca continuò a prendersi il suo bell'appannaggio da granduchessa, ma qui non mise mai piede. I problemi vengono adesso. Perché? Perché secondo molti storici Gian Gastone s'era dato all'alcol, al gioco d'azzardo per colpa della moglie. Aveva un po' ripercorso quello che aveva fatto il primo marito di Anna Maria Francesca. E Gian Gastone diceva di comprendere benissimo la disperazione di quel povero uomo che l'aveva preceduto come consorte di quella donna. Cosimo finalmente si allarma. Si allarma di tutta questa situazione. Ma non si allarma perché Gian Gastone sta male. Si allarma perché questi due non consumano il matrimonio. E si rivolge perfino al Papa perché il Papa convinca Anna Maria Francesca ad andare ad abitare a Firenze. Cosimo è convinto che Gian Gastone, riportato nel suo ambiente, possa ritrovare la voglia di vivere e avere figli. Chiaramente Cosimo non aveva capito nulla dell'abisso che c'era fra queste due persone. Tant'è vero che Anna Maria Francesca rifiuta ostinatamente di lasciare Reichstadt e il matrimonio fallisce e Gian Gastone torna, sì, a Firenze, ma ci torna da solo. Ci torna da solo con Dami, vive del tutto staccato dalla vita di corte, studia botanica, raccoglie oggetti di antiquariato, partecipa alle feste che Dami organizza per lui, si ubriaca, salvo poi passare notti intere a guardare il cielo. Tutti quelli che lo avvicinano dicono che la sua conversazione, quando era sobrio, poteva stupire per profondità. Naturalmente non gli mancava da buon fiorentino una discreta dose di ironia. Cosimo III è al perso. Il figlio maggiore non gli ha dato figli, la figlia è sterile, il terzogenito è incappato in questa disavventura matrimoniale. E Cosimo III ha la pensata del secolo. La pensata del secolo è questa: convincere il fratello Francesco Maria, il cardinale di Lappeggi, lo zio che viveva a Lappeggi nell'arte, nella Gozzoviglia, eccetera, a lasciare la porpora e a sposare Eleonora Luisa Gonzaga, giovanissima principessa, questa disgraziata signora che qui vediamo un pochino più da adulta, abbastanza da adulta. La situazione è così disperata che Francesco Maria obbedisce al fratello, lascia la porpora cardinalizia, impalma Eleonora Luisa Gonzaga, che ha 26 o 27 anni meno di lui. Il matrimonio si apre con un parapiglia imbarazzante perché la prima notte di nozze la sposa rifiuta di sottostare ai doveri coniugali e scappa per i corridoi dipinti, dando uno spettacolo abbastanza ridicolo, con l'attempato marito che la rincorre fino a che gli armigeri non la fermano incrociando le lance, insomma, scene veramente da film, questo. Se è vero, e credo che sia vero, se è vero, è roba da film.
Questo matrimonio sciagurato con Eleonora Luisa Gonzaga ovviamente non dà frutti e in 2 anni lo sposo, il vecchio cardinale muore, il vecchio ex cardinale muore. E nel 1713 anche Ferdinando lascia questo mondo. Ragion per cui con la scomparsa del fratello, Gian Gastone diventa l'unico erede del Granducato di Toscana. Le corti europee conoscono benissimo questa situazione e al di là degli sfottò ovviamente diffusi, visto il modo in cui si cercava di risolvere questo problema da parte dei sovrani toscani, al di là di questo c'erano appetiti molto forti perché il Granducato costituiva un boccone molto ghiotto e l'estinguersi della stirpe medicea, ormai certo, questo estinguersi aveva scatenato molti appetiti. Cosimo III aveva immaginato l'inimmaginabile, aveva proposto che una volta estinti i medici si restaurasse la Repubblica Fiorentina. Sinceramente, cosa alla quale le grandi potenze risposero con una risata. Poi fece nominare Anna Maria Luisa alla successione di Gian Gastone, ma si trattava di allungare, se mai Gian Gastone fosse premorto ad Anna Maria Luisa, si trattava di allungare di qualche anno l'esistenza di una Medici sul trono, la presenza di una Medici sul trono, perché poi i nodi sarebbero venuti al pettine. Ora, nel 1700 era morto senza eredi il re di Spagna Carlo II, soprannominato Carlo lo Stregato, Carlos el Hechizado, perché non gliene era andata bene una a questo disgraziato. Era l'ultimo Asburgo di Spagna. Era re di Spagna, dell'impero d'oltremare della Spagna, era re di Sicilia, duca di Milano, sovrano dei Paesi Bassi spagnoli, conte palatino e col titolo di Carlo V re di Napoli. Muore questo Borbone, scusatemi, muore questo Asburgo e Luigi XIV, re di Francia, rivendica il trono. Perché? Perché lui ha sposato Maria Teresa d'Asburgo, moglie di Carlo II. Ma l'Austria, con gli Asburgo sul trono, avanza diritti anche lei. C'è la guerra, nel 1714 la Francia vince e impone sul trono di Spagna Filippo di Borbone. L'Austria non ci sta e pretende che per riconoscere il Borbone sul trono di Spagna siano dati all'impero austriaco i possedimenti spagnoli in Italia, Lombardo-Veneto, Regno di Napoli e tutto il sud, Sicilia compresa. Così è. Ma nel 1718 la Spagna chiede che la Toscana, nella quale i medici stanno morendo e è ancora vivo Gian Gastone, la Toscana sia data al figlio di Filippo V, Carlos. Gran Bretagna, Austria, Francia, Province Unite dei Paesi Bassi sono tutti d'accordo. Con quale giustificazione? Con la giustificazione che la trisnonna materna di Elisabetta Farnese, madre del principe Carlos di Spagna, apparteneva alla casata Medicea, si chiamava Margherita ed era nata nel 1612 dalle nozze fra Cosimo II e Maria Maddalena d'Austria. Il legame era lontanissimo e apparve pretestuoso a Cosimo III, che continuò
imperterrito, a dare incarichi delicati ad Anna Maria Luisa, nel frattempo rimasta vedova dell'elettore palatino e tornata a Firenze, e tentò un'ultima disperata carta, far sposare Anna Maria Luisa con il re di Sardegna Vittorio Amedeo II, ma le trattative difficilissime si arenarono subito. Gian Gastone intanto cosa faceva? Si disinteressava di tutti questi problemi, si manteneva lontano dalla vita di corte, aveva un buon rapporto con la cognata Violante di Baviera. Anche lei vedova, lui con quella moglie lontanissima, avevano in comune questa, come dire, questa solitudine, quindi si facevano reciprocamente compagnia con molta discrezione e senza nessuna implicazione ovviamente sentimentale. Aveva un ottimo rapporto quindi con questa cognata Violante di Baviera, mentre aveva sviluppato un odio straordinario per l'elettrice palatina. Non poteva vedere più sua sorella. Perché? Perché l'elettrice era stata colei che l'aveva costretto a sposare Anna Maria Francesca. Non solo. Tra l'elettrice palatina e Violante di Baviera i rapporti non erano buoni e quindi il saggio Cosimo che cosa fa? Promuove la nuora governatrice di Siena per rendere la vita più facile a tutti. E questo, pubblicato nel 1729, è il bando sopra la nuova divisione e riforma dei confini delle contrade della città di Siena. Ed è il regolamento delle contrade del Palio di Siena che è il fiore all'occhiello di Violante Beatrice, ottima governatrice senese, e ci voleva una principessa tedesca per mettere a posto le contrade e il Palio di Siena. Questo bando, questo regolamento dettato da lei risale al 1721, questa è un'edizione del 1729. L'erede al trono granducale continua ad essere Gian Gastone e solo negli ultimi anni Cosimo si rassegna e gli affida incarichi pubblici e politici. Con l'aiuto dell'ormai anche lui anziano archiiatra Francesco Redi, il più che ottuagenario granduca, rimane al suo tavolo di lavoro fino all'ultimo. Muore nell'ottobre del 1723, dopo 53 giorni di malattia, nel suo 53esimo anno di regno. Gian Gastone eredita il granducato e il granducato è in quel momento un colabrodo dal punto di vista economico. Perché? Perché il malgoverno di Cosimo aveva prodotto i suoi effetti e soprattutto ecclesiastici, monaci, monache, frati e suore detenevano un grandissimo potere, oltre ad essere oggetti di prebende e benefici notevolissimi. Il lusso ostentato dalla corte contrasta con l'impoverimento dell'economia del Granducato e soprattutto dei ceti medi. Ogni giorno liturgie solenni e processioni avevano costi altissimi e il sistema di tassazione era a dir poco esoso. Gian Gastone si dimostra subito un buon sovrano. Fa abrogare leggi e privilegi, avvia riforme. Riduce il potere della Chiesa, si rende subito nemico l'arcivescovo di Firenze Giuseppe Maria Martelli, ma non conta, abolisce i decreti contro gli ebrei, le prostitute vengono vessate di meno sotto il suo regno e apre la Toscana alla massoneria e alle idee che vengono dalla Francia dell'illuminismo. Gian Gastone, uomo colto, l'abbiamo detto, si impegna a risollevare le sorti dell'Università di Pisa, che era decaduta perché Cosimo III se ne era disinteressato. Istituisce nuove cattedre,
come chimica, algebra, chirurgia teorica e fa realizzare un osservatorio astronomico. Molte cure hanno sotto il suo granducato la botanica e la medicina. Anche lo studio di Firenze riprende vita. Fu amico e sostenne molti medici, fra cui Antonio Cocchi, questo signore che vedete qui, il quale per primo studiò le tecniche di vaccinazione, ad esempio contro il vaiolo. Fu un grande elettore dell'ultimo papa fiorentino. Gian Gastone sapeva che la famiglia Medici era agli sgoccioli, che il potere medicale era agli sgoccioli, ma volle dare una prova di forza e volle che diventasse papa il cardinale Lorenzo Corsini. Eccolo in un ritratto da papa. Cardinale Lorenzo Corsini, ultimo papa fiorentino, dopo di lui non ce ne sono stati più. Attraverso questa elezione, Gian Gastone volle affermare il potere della sua famiglia, anche se poi si scontrerà spesso con il papa, perché il Papa, essendo un Corsini fiorentino, vorrà mettere bocca nella politica fiorentina di Gian Gastone. Da lui, però, siccome è stato il suo grande elettore, Gian Gastone subito gli chiede aiuto per fare una cosa che secondo lui è sacrosanta. Voi sapete che questa è la Fontana di Trevi perché Clemente XII, Papa Corsini, è colui che fa costruire la Fontana di Trevi. Infatti in alto c'è lo stemma Corsini con il triregno papale. Eccolo lì. Questa è la tomba di Galileo Galilei in Santa Croce. Appena eletto il Papa Corsini, dopo qualche mese, Gian Gastone gli presenta il conto. E il conto è così fatto che, voi sapete, Galileo Galilei era stato condannato dall'Inquisizione perché aveva detto che non era la Terra immobile al centro dell'universo, ma era il Sole, i pianeti giravano e la Terra girava, eccetera, eccetera. Condannato dall'Inquisizione, eppur si muove. Allora, quando Galilei era morto, le tombe della famiglia Galilei erano in Santa Croce, ma il Papa Urbano VIII Barberini non volle che Galileo, in quanto condannato dall'Inquisizione, fosse sepolto in Santa Croce. Dove lo misero? Lo misero in quello che il mio collega e amico Giovanni Cipriani chiama il ripostiglio delle scope. Lo misero in una stanzetta remota, il corpo di Galileo, in una stanzetta remota dietro la sagrestia di Santa Croce. Io ti ho fatte leggere, disse Gian Gastone al Papa Corsini, ma io desidero che Galileo Galilei abbia una tomba in Santa Croce, in terra consacrata, e che la Chiesa lo consenta. Il Papa fu costretto, perché doveva a Gian Gastone la sua elezione, il Papa fu costretto a dire di sì, ed ecco la tomba che Gian Gastone volle che Galilei avesse, appoggiando in questo economicamente Vincenzo Viviani, l'ultimo alunno di Galileo, che si era sempre battuto perché il maestro fosse degnamente onorato. E fu grazie a Gian Gastone che una cerimonia strepitosa ebbe luogo in Santa Croce quando il corpo di Galileo Galilei venne messo
dentro a questo sarcofago. Sotto il regno di Gian Gastone venne abolita la pena di morte. Sarà Pietro Leopoldo a ufficializzare questo enorme passo sulla via della civiltà, ma nei 14 anni di regno di Gian Gastone nessun colpevole fu ucciso. Quindi la pena di morte, l'abolizione della pena di morte inizia con lui. Inoltre ridusse le tasse e questo lo rese molto popolare. Ora, noi sappiamo, perché ve l'ho detto 10 minuti fa, che la Toscana aveva un erede designato nel famoso Don Carlos. Nel 1728 si diffuse una notizia falsa che Gian Gastone era morto e la Spagna cominciò a muovere il suo esercito per occupare la Toscana. Il Granduca in persona, Gian Gastone, smentì la bufala. E la situazione si normalizzò con grande fatica. Nel 1732, questo erede designato, questo Don Carlos, all'epoca sedicenne, venne a Firenze e Gian Gastone fu lo ricevette, ovviamente fu colpito dal carattere allegro di questo giovanissimo principe e dopo aver firmato il testamento, pare che ne abbia detta una delle sue. Riflettendo ad alta voce, disse che con un tratto di penna si era ritrovato un figlio e un erede, cosa che non gli era riuscita in 34 anni di matrimonio. D'altronde, Gian Gastone aveva già pubblicamente sostenuto, qualche tempo dopo la sua incoronazione, di sentirsi sempre come un attore che fa la parte del re in una commedia. Questo la dice lunga, il distacco con cui lui viveva questa sua realtà. La questione toscana allora sembrava sistemata, ma intervenne la guerra di successione polacca nel 1733, che si chiuse nel 1735, formalmente solo nel 38, che costrinse le potenze europee a un cambio di rotta. Perché? Perché la Spagna, per Don Carlos, non aveva mire sulla Toscana, anche se l'aveva fatto diventare erede di Toscana. Per Don Carlos la Spagna voleva il regno delle due Sicilie. Che cosa succede? Succede che muovendo proprio dalla Toscana, la corona spagnola si impadronisce di Napoli e delle due Sicilie. Succede un pandemonio perché nel frattempo c'è in atto, come vi ho detto, la guerra di successione polacca. E in un tourbillon di indennizzi che è difficilissimo da seguire, si stabilì che alla Francia dovesse andare il Ducato di Lorena, mentre Francesco Stefano di Lorena, erede legittimo di quello Stato, avrebbe regnato su Firenze e sulla Toscana. Questo Francesco Stefano di Lorena era figlio di Leopoldo, Duca di Lorena, e di Elisabetta Carlotta di Orléans, il cui zio era Luigi XIV e si ricade con il Re Sole. All'epoca questo Francesco Stefano era fidanzato con Maria Teresa d'Austria, la figlia di Carlo VI d'Asburgo, Lorena, di Carlo VI d'Asburgo. E quindi la casata Asburgo-Lorena diventerà poi la grande casata dell'impero austro-ungarico. Cosa capisce Gian Gastone? Gian Gastone capisce che l'unica cosa da fare è riaprire il testamento e cambiare il nome del successore, da Carlo di Spagna a Francesco Stefano di Lorena. Chiese solo che la Toscana continuasse ad essere uno stato autonomo e non divenisse una provincia dell'impero degli Asburgo. Fu accontentato. E il resto lo farà sua sorella col patto di famiglia.
Ora, gli ultimi anni della vita di Gian Gastone sono per molta storiografia anni di scandalo, trascuratezza, stravaganza. La salute provata da una caduta e dall'amore per l'alcol peggiorò. Il sovrano si chiuse nelle sue stanze a Pitti, poi si chiuse nella sua stanza, poi non lasciò più il letto. Era sporco con la barba lunga, viveva avvolto da lenzuola e coperte sudice e era circondato dai ragazzetti che Dami reclutava per lui, i famosi ruspanti, perché venivano pagati con i ruspi che erano una moneta. Un manoscritto anonimo del secolo XVIII che racconta vite di principi e principesse della Real Casa dei Medici, Granduchi di Toscana, fino all'ultimo superstite Gian Gastone, si diffonde moltissimo su questa ultima parte della vita, dicendone tutto il male possibile e soprattutto incolpando di tutto Giuliano Dami, il favorito di Gian Gastone, che si era fatto un palazzo in Oltrarno e che aveva anche lucrato bene da questa sua amicizia, tanto da essere diventato un gran signore. Ora, che gli oppositori abbiano calcato le tinte pare un sospetto più che legittimo. Quello che noi sappiamo, sappiamo che morì il 9 luglio 1737. E l'elettrice palatina si sforzò di dare al fratello funerali magnifici, nei quali si celebrò non solo il defunto, ma la fine della gloriosa stirpe dei Medici. Questa è il modo in cui venne preparata San Lorenzo per il funerale di Gian Gastone. Sotto quel baldacchino costruito in legno per l'occasione c'è il sarcofago di Gian Gastone con le spoglie del Granduca esposte all'omaggio dei fedeli e fu una cerimonia straordinaria. L'immagine però che rimane nella mente di tutti e soprattutto nella memoria collettiva anche dei fiorentini, fu quella dell'uomo asservito ai suoi piaceri e incapace di reagire. Alcuni storici pensano che in Gian Gastone sia subentrata una lucida consapevolezza che non c'era più un salvabile da salvare e fu la fine. Però negli ultimi anni è iniziata una valutazione più serena di questo complesso personaggio, condizionato dalle vicende familiari, colto, buon capo di Stato, che gettò semi che avrebbero dato il loro frutto con il governo di Pietro Leopoldo. Fu un mecenate, soprattutto per gli scienziati, ebbe amore per le scienze naturali, ebbe interessi per la linguistica. E il vocabolario della Crusca, nell'edizione quella più bella del Settecento, è dedicata a lui. Inoltre, per la sua predisposizione per le lingue, non ebbe mai bisogno di un interprete e i nostri attuali politici dovrebbero prendere esempio. Un'ultima mancanza di riguardo si è resa evidente durante la recente ricognizione del sepolcro del Granduca, perché il sepolcro del Granduca è in una cripta delle Cappelle Medicee, insieme alle sepolture di 8 bambini, la cui età varia dai 5 anni ai 12 giorni. Fra loro c'è anche quel Don Filippino, erede di Francesco e di Giovanna d'Austria, la cui morte fu addebitata alla strega Bianca Cappello. La ricognizione sul corpo di Gian Gastone ha dimostrato che non è morto di sifilide, come tutti si erano affannati a dire. Gian Gastone, sepolto fra i bambini, personaggio di poco conto, vi ricordo che nell'immaginario collettivo fiorentino essere sepolto fra i bambini è una sorta di, come dirvi, dispregio, perché ricorderete l'epigramma di Machiavelli,
per la morte di Pier Soderini, epigramma nel quale Machiavelli scrive: la notte in cui morì Pier Soderini, l'anima andò dell'inferno alla bocca e Pluto le gridò: anima sciocca, ma che inferno, giù nel limbo coi bambini. Quindi, evidentemente, essere sepolto coi bambini vuol dire essere assimilato a loro. Non so se si debba leggere in questo modo o se si debba leggere che l'ultimo dei granduchi è stato sepolto insieme a quei bambini della stirpe medicea che non sono mai diventati grandi, proprio per dimostrare appunto la fine di tutta la dinastia. Devo dirvi che esiste il fantasma di San Gastone. E il fantasma di Giangastone sta al Poggio Imperiale. È l'unico dei fantasmi fiorentini che protesti, è l'unico che si faccia sentire trascinando catene, è l'unico fantasma che cerca di spaventare chi lo incontra. Quando ero bambina, un'amica della mia nonna, donna Francesca Martelli, della nobile famiglia dei Martelli, che aveva studiato al Poggio Imperiale fra le poggioline e le signorine bene dell'epoca, mi raccontò che il Granduca lo si vedeva materializzarsi a un tratto, strusciando il mantello per terra, coi boccoli della parrucca disfatti, l'aria trasantata. Si annunciava con un fruscio, a volte urlava o trascinava catene. Ed è il solo fantasma fiorentino a agire così. Non è il solo fantasma del Poggio Imperiale, perché al Poggio Imperiale c'è anche il fantasma di Elisa Bonaparte Bacciocchi, che lì ha vissuto. Ma è un fantasma molto ben educato, leggeri soffi di vento, pagine che girano dei libri senza che nessuno le tocchi, però non queste manifestazioni. Quindi un fantasma che protesta, protesterà contro la cattiva fama che lo ha accompagnato, protesterà per la vita infelice che ha avuto, protesterà contro suo padre, sua madre, la sorella, il fratello, che tutto hanno fatto in vita loro fuorché volerli bene, non lo so, però Giangastone va rivalutato, se non altro perché, viva Dio, incontrando un personaggio straniero, lui sapeva sempre instaurare un dialogo. Grazie.